Bella a tutti, sono Federico e bentornati sul mio canale. Oggi faccio vedere le Nike Pro White che sono riuscito a prendere durante la release milanese, che ricorderete, forse avete visto i miei video passati, è stata l'unica release con il fantastico pre-order, diciamo a sorpresa, invece che l'estrazione tipo ref, come è avvenuto in tutte le altre location del mondo, ovvero Parigi, Londra e New York. Ecco qua la scatola, adesso ve la apro così vi faccio vedere quale modello ho coppato. Eccole qui, si tratta delle Vapormax in collaborazione con Virgil Abloh. Vi dico la verità, mi sono dovuto accontentare di ciò che era rimasto disponibile al pre-order, infatti queste Vapormax sono 3 tagli più grandi rispetto a quelle che di solito porto in sneakers. Cercherò infatti di provare a fare trade, sperando che qualcuno voglia fare a scambio, in modo da avere un numero più piccolo in queste Vapormax, oppure magari anche un altro modello della release con Off-White. A me ad esempio fanno impazzire le blazer, le Nike blazer di questa collaborazione, e da quanto ho visto su marketplace online e su gruppi Facebook, la blazer è uno dei modelli che si resella di meno. Infatti il valore delle Vapormax con Off-White è almeno il triplo rispetto al valore delle blazer. Dunque se riesco a fare trade, che sarebbe uno scambio, con un paio di blazer, potrei chiedere anche dei soldi in più facendomi spedire su PayPal. Questa cosa di farsi mandare su PayPal dei soldi durante un trade è una cosa che avviene spesso nell'ambito dello streetwear o quando si fa compravendita e scambi di sneakers, in modo da rendere uno scambio più equo. Adesso vi ho nominato PayPal e vi ricordo che a breve, uno di questi giorni, farò uscire sul mio canale la mia videoguida su come utilizzare PayPal per mandare soldi e ricevere soldi, e inoltre come proteggersi da truffe e raggiri su questa piattaforma, che è una delle più usate per mandare e ricevere soldi online. Altro update riguardo il mio canale, vi ricordo che lunedì o martedì farò uscire il secondo round della Outfit Battle, annunciando il vincitore della prima e in più portandovi 5 nuovi concorrenti e i loro outfit postati su Instagram, in modo che potrete scegliere il prossimo vincitore. Nel prossimo video infatti voterete il secondo vincitore del secondo round di ottavi di questo torneo, e come voi mi avete consigliato metterò le votazioni tramite una poll, quindi un sondaggio integrato direttamente alla fine del video. Ma adesso torniamo a queste Vapormax fatte da Nike in collaborazione con Virgil Abloh e vediamo nel dettaglio. Partiamo innanzitutto vedendo la scatola rovesciata. Perché rovesciata? Abbiamo il cartone arancione con lo swoosh Nike, eccolo qui, lo vedete, che è sempre presente sulle scatole delle scarpe Nike, che in questo caso è stato stampato all'interno e sostituito all'esterno dal cartone color marrone generico. E dalla scritta swoosh, quelle oramai classiche virgolette usate da Off-White, che veramente sono praticamente diventate un meme, come cavolo si dice. Ecco qua, la carta all'interno, ci stanno le righe diagonali tipiche di Off-White, o questo logo recente che ci sta da 2 stagioni sui capi di abbigliamento, questo quadrato fatto da 4 frecce. Un po' di scritte, delle silhouette di scarpe. Ed ecco qui il paio di Vapormax. Ecco qui le scarpe. Su una delle due troviamo la fettuccia rossa, la vedete qui, di plastica rossa, presente anche sugli accessori e sull'abbigliamento di Off-White. In questo caso però riporta la dicitura, lo leggete qui, Off-White CEO Nike 2017 Zip Tie. Vi è poi una targhetta che riporta la scritta Made in China su entrambe le scarpe, e riprendendo poi la scatola troviamo dei goodies addizionali, potremmo dire, ovvero, a parte lo scontrino poi qua, ovvero i lacci addizionali che vengono in questi colori molto accesi, quasi evidenziatore, arancione e verde neon, potremmo dire, e questo qua nero. Tutti i lacci, incluso quello che è già posto sulle scarpe, che è bianco, vengono con questa stampa alla fine con scritto shoelaces virgolettato. Vediamo qui del paneling in camoscio che gira e comprende tutti gli occhielli della scarpa. Questo è un dettaglio in più proprio di questo modello di collab, perché di solito le Vapormax normali non hanno questo rinforzo scamosciato. Tutta la scarpa è fatta di materiale Flyknit, materiale proprietario di Nike, tranne la linguetta, che al posto della solita linguetta in Flyknit
troviamo una linguetta in spugna con un logo sportswear molto simile alla linguetta che spesso troviamo sulle Nike con un'estetica più retro, come ad esempio le Nike Blazer. Lo swoosh sui lati è fatto di pelle bianca e attorno alla sagoma ci sono cuciture con un punto a zigzag, le vedete qua, si vedono benissimo e sono anche esse in bianco. Poi assieme allo swoosh qui si trova un quadratino arancione fatto di una plastica trasparente che sembra quasi come quei segnalibri post-it che si mettono sulle agende, che troviamo anche su tutti gli altri modelli della collab. C'è da dire che la qualità di costruzione di questa VaporMax per Off-White è veramente ottima, ci sono zero sbavature di colla tra l'intersuola e la suola ad esempio e il corpo della scarpa in Flyknit, che è una cosa che accade spesso sui modelli della Nike. Infatti, come vedete qui, tutti gli strati che compongono la scarpa e soprattutto la suola con le bolle di Air sono veramente montati benissimo, potremmo dire, senza alcuna sbavatura. Qua il tacco è rinforzato, quindi con della gomma sopra al Flyknit, e in più ci sta il logo stampato con la scritta Air virgolettata. Terminiamo però con il lato negativo di queste sneakers, ovvero la scritta interna. Cioè, guardate quanto gli è venuta male. È completamente sbavata, che tra poco manco si riescono a leggere alcune parti delle scritte su entrambe le scarpe. Pensavo fosse un problema solo del mio paio, ma poi guardando le foto che girano online, sono praticamente tutti così. Moltissime VaporMax sono uscite con questa stampa fatta male, probabilmente perché non è una stampa adatta a fare presa su un materiale di maglia come appunto il Flyknit. Infine passiamo alla soletta interna che vedete qui, ci sta il logo con le quattro frecce oramai molto presente sulle magliette, felpe, giacche Off-White e la scritta un po' più piccola D10. Vi ricordo che D10 è il nome della collaborazione che oltre alle prime 5 scarpe rilasciate durante questi giorni comprende il pack chiamato Revealing, quello con le Air Max 97, le Converse All Star, le Air Force One, le React Hyper Dunk e le Zoom Vaporfly. E tutte queste 5, assieme a una re-release delle prime 5 di questo pack, verranno rilasciate a novembre. Che dite, spero che questo video vi sia piaciuto a proposito delle Nike per Off-White by Virgil Abloh, le VaporMax di questa release, sperando anche di prendere un paio che mi stia bene nella mia taglia di sneakers, non un 46 come questo, in modo che vi possa portare anche uno spezzone di video di come calzano al piede. Penso che questo sia il primo video in tutta YouTube Italia, in tutta la community italiana, a fare una recensione, un unboxing di queste Nike per Off-White VaporMax. Mi raccomando, mettete like, commentate sotto al video dicendomi cosa ne pensate di queste VaporMax e della release con Off-White in generale. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, perché nei prossimi video vi porterò altri contenuti esclusivi e sneakers e abbigliamento streetwear che non si vede da nessun'altra parte in Italia. Inoltre vi rinnovo il mio invito a venire domani, domenica 24, alla migliore fiera di sneakers e streetwear italiana, ovvero il Kick It, che si tiene qua a Roma, nel quartiere Ostiense, in via Libetta 19. E sono parecchio sicuro che troverete molti stand di venditori che rivenderanno queste VaporMax per Off-White e anche molti altri modelli della release con Off-White. Da Federico, dopo questa esclusiva recensione e unboxing di oggi, questo è tutto e bella a tutti!